Siamo qui davanti al CPR in Corso Brunelleschi con la consigliera Alice Ravinale di Sinistra Ecologista. Consigliera, lei un anno fa è morto Moussa Balde, quindi voi siete qui per commemorare la sua morte. Lui si è tolto la vita esattamente un anno fa all'ospedaletto in questo reparto che poi è stato chiuso del CPR di Torino. Consigliera, lei entrò dopo la morte di Moussa Balde. Qual è la sua impressione sul CPR? Certo, c'era ancora la vecchia gestione, ma quale fu la sua impressione sul CPR quando fece l'accesso? Allora, io ho fatto l'accesso a dicembre e posso confermare che il CPR si conferma un luogo che non dovrebbe esistere nello Stato di diritto, perché le condizioni del CPR, dove, ricordiamo, vengono trattenute persone che non hanno commesso alcun reato se non il fatto di non avere dei documenti, sono peggiori di quelle del carcere. Troviamo persone che non hanno accesso a mezzi di comunicazione, a cui vengono sequestrati i telefoni, che non hanno diritto a prestazioni sanitarie basilari e ai tempi la situazione era particolarmente grave per via del Covid, per esempio non erano state fatte per bene tutte le vaccinazioni, che vivono rinchiusi davvero in delle gabbie, dei cortili che sono circondati da inferriate, con delle garitte, con militari che controllano queste persone come se ci fosse il pericolo che questi potessero fare chissà che cosa. È una situazione insostenibile, una sospensione totale dei diritti, quella che c'è all'interno del CPR, e noi continueremo a tenere acceso quantomeno il faro su queste violazioni che devono cessare immediatamente. Lo faremo anche con i nuovi gestori che al più presto speriamo di poter audire in consiglio comunale. Grazie, consigliere.